Allora, coach, momento che insomma, in questa fase topico, diciamo, no? Beh, sicuramente sì, abbiamo fatto una brutta sconfitta e questo ci pesa molto perché venivamo da una settimana buonissima di allenamenti e, mentre nella maschile avviene che quando hai fatto di solito la partita allo specchio di quello che fai durante la settimana, qui è il contrario, perché può succedere di tutto, può succedere che le ragazze si sono allenate forti, picchiate durante l'allenamento e poi giochiamo una partita che è di poco inguardabile. E quindi c'è da fare delle riflessioni su vari aspetti, ma soprattutto guardarsi dentro. No, perché le ragazze qui devono ricordarsi che sono campioni d'Italia e che ogni partita troveremo quelle che vogliono battere, che non hanno nulla da perdere, e soprattutto devono onorare un pubblico e una società con un presidente appassionato che è da salvaguardare perché non ce ne sono neanche in Lega. Senti, riflessione sì, però giovedì c'è l'Eurolega e bisogna portare a casa la vittoria. Lo sappiamo, anzi, che è l'ultima spiaggia, perché questa qui per noi è fondamentale per avere un proseguo nell'Eurolega e sono convinto che giovedì vedremo un'altra squadra. Dobbiamo essere aggressivi sin dal primo momento e giocarci tutto per tutto, perché per noi è una partita fondamentale per continuare a sperare in Eurolega, ma sono convinto che se superiamo questa prova potremo fare qualcosa di meglio. Come hai preparato insomma, in questi due giorni la partita in funzione di Sopron? Stiamo preparando come sempre sulle loro situazioni, dove poter attaccarli, dove dobbiamo coprirsi di più, ma abbiamo qualche difficoltà di allenamento perché abbiamo avuto Brummermann con un problema alla schiena e ne avrà per un certo periodo, e Ford che invece abbiamo problemi per i visti in Russia e quindi ha saltato questi due allenamenti. Oltre che la partita, perché ha avuto un infortunio a un polso, quindi non sarà al 100%, ma abbiamo sicuramente migliori della migliore Ford di questo campionato, la migliore. Su Sopron è un'altra un po' sconosciuta, no? Rispetto agli altri nomi che ci sono nel girone, hai fatto un po' già un'idea delle ungheresi? Beh, è una squadra che gioca bene, ha fisicità come la maggior parte delle squadre di Eurolega e noi dovremmo essere bravi più che altro a questo punto, in questo momento qui. Io non posso dire, più che guardare l'altra squadra, devo guardare la mia squadra e quello che mi interesserà sarà vedere una squadra combattiva e con voglia e con gli occhi vivi, no? Con gli occhi spenti.